Giulietto Chiesa per PandoraTV.it. Riassumiamo. La vigilanza RAI ha bocciato la nomina di Marcello Foa a presidente della RAI. Tutto è molto chiaro. Partito Democratico e Forza Italia insieme, e sono la minoranza del paese, hanno impedito o stanno cercando di impedire in tutti i modi che la RAI cambi marcia, cambi orientamento, cambi linea. Marcello Foa è stata una scelta coraggiosa e intelligente del governo in carica, che peraltro indica una volontà di cambiamento che è stata espressa di fronte agli elettori, che ha consentito la loro vittoria. Che la RAI sia da cambiare, ripulire, risanare, rendere pluralista e democratica, lo ha detto la maggioranza degli elettori. Una televisione pubblica in gran parte bugiarda non aiuta il paese a diventare più pulito e più onesto. E infatti contro Marcello Foa si è scatenata una ridda, una vera e propria tempesta di polemiche e di calunnie che si possono riassumere, per essere veloci, leggendo Repubblica, che ne ha fatto proprio un elenco classico, elenco di fake news. Per esempio, Marcello Foa è stato definito Novax, cioè contro i vaccini, falso naturalmente, indimostrabile. È stato definito ultra di Putin, cioè un fan del dittatore sanguinario Putin, cioè insomma, uno che vorrebbe il dialogo con il dittatore sanguinario. Anche questo è falso naturalmente. Foa ha fatto l'analisi, fa il commentatore, faceva il blogger, scrive, era un giornalista ed era ed è un giornalista, faceva il suo lavoro. Ma ultra di Putin, perché semplicemente non ripete tutti i giorni che Putin ammazza i giornalisti ed è un sanguinario killer, eccetera, eccetera. Contro l'Europa, ma stiamo discutendo tutti di cambiare questa Europa. Come si può dire che si deve essere per l'Europa? Solo la Bonino può dire queste sciocchezze e non le crede infatti più nessuno. Gli elettori sono sovrani e si è visto il risultato. Bene, e l'ultima, la cosa più grave, sovranista. Questa è gente che è abituata a dare notizie ai suoi lettori, spettatori, applicando delle etichette, complottista, sovranista, eccetera, eccetera. Sovranista, è scritto nella Costituzione che l'Italia è un paese fondato sulla sovranità del popolo. Sovranista, che cosa dovrebbe essere? Un insulto? Se alla testa della RAI va una persona che ritiene che in cima ad ogni altra cosa ci deve essere la sovranità del popolo e l'interesse della nostra nazione, che non necessariamente deve essere in contrasto col resto. Bastava sentire, bastava andare a rileggere quello che ha detto Marcello Foa per dire che queste sono le sue posizioni. Ma è stato insultato per questo. Perché? Ma perché hanno capito questi signori che se andasse alla presidenza della RAI un uomo come questo ci sarebbe del cambiamento. Ecco, io vorrei ricordare a questi fautori della garanzia di pluralismo e di obiettività, fino ad ora c'è stata la signora Monica Maggioni, che è stata portata lì dal PD e da Berlusconi, da questa maggioranza che è stata sconfitta alle ultime elezioni del 4 marzo. La signora Maggioni è presidente della Trilateral italiana, e chi conosce la Trilateral sa che quando questa è nata, e da allora ha fatto questo essenzialmente, era nata con l'idea di ridurre il tasso di democrazia delle costituzioni democratiche. Questa era la signora che guidava la RAI italiana e continua a guidare la presidenza della Trilateral. Quindi questo avete fatto. E questo è stata la RAI. Vogliamo mantenere la situazione attuale? Questo è più o meno quello che loro vogliono fare. Questa è l'obiettività di indirizzo della RAI che il Partito Democratico ha creato e che vuole mantenere. Adesso si arrampicano sugli specchi il Partito Democratico e Berlusconi. Non hanno partecipato al voto, mettendosi una foglia di fico attraverso diciamo obiezioni di regolamento, ci vogliono la maggioranza dei due terzi secondo la legge Gasparri, eccetera eccetera, ma la sostanza è chiara: questa decisione sulla RAI è la decisione più importante che questo governo ha preso fino ad ora.
L'informazione dei cittadini è un pilastro della democrazia per un qualunque paese. Non ci può essere democrazia se la maggioranza dei cittadini non ha nel suo servizio pubblico un luogo di tutela del pluralismo, dove si possano confrontare idee diverse senza nessuno scandalo. Non ci può essere il pensiero unico della RAI. Ecco perché si vuole sbarrare la strada a Marcello Foa, che ha avuto il coraggio, lo ripeto, di dire, quando ancora la sua candidatura non era neanche pensabile, neppure da lui, le cose che pensava. È una garanzia. È un uomo che ha avuto coraggio di andare contro quella che era la corrente dominante, quella del pensiero unico. Ed è per questo che è da stimare, solo per questo. Non occorre condividere tutto quello che Marcello Foa ha detto nella sua vita, basta riconoscergli che ha detto quello che pensava prima che lo candidassero. Sincerità. Del resto, il consiglio di amministrazione della RAI lo ha già eletto. Ed è quello che impedisce a lui di essere il nuovo dirigente della RAI, è una camarilla di interessi inconfessabili, di scheletri nell'armadio, delle forze sconfitte dal voto degli italiani, che cercano di impedire, di rovesciare le intenzioni del governo attuale, che sono di cambiare le cose. La RAI del pensiero unico deve finire, lo dico al governo anche, altrimenti non ci sarà nessuna conquista democratica che potrà essere difesa contro lo strapotere dei furbetti del quartierino. La RAI non è il loro quartierino, è il nostro appartamento, è la nostra democrazia. E quindi su questo bisogna dare battaglia e non lasciarla vinta agli sconfitti. Giulietto Chiesa per pandoratv.it.